sono Giovanni Polazzi dello studio Archea. Abbiamo fatto questa installazione insieme ai miei soci, agli altri miei tre soci, Marco Casamonti, Laura Andreini e Silvia Fabi. L'idea dell'installazione nasce un po' dal tema dell'evento, che era alimentare la terra, e quindi l'idea è stata quella di realizzare un sistema di 10 alberi, alberi artificiali che captano l'energia che viene recepita dalla terra e che la alimentano, in qualche maniera captano il sole, captano l'acqua, in qualche modo alimentano la terra, e questa energia che entra nel terreno riesce da degli elementi sonori che fanno parte sempre dell'installazione, che sono stati realizzati da Architettura Sonora. L'installazione è stata realizzata nelle Filippine da una società che si chiama Telea, e questi hanno utilizzato per fare questi alberi artificiali il bambù delle Filippine. I 10 alberi sono montati in maniera longitudinale e nella sezione l'idea è quella che sia una sorta di navata di una cattedrale gotica, e quindi sono degli elementi leggeri che si alleggeriscono verso l'alto e creano questa sezione. Gli alberi artificiali sono realizzati in bambù lamellare, quindi un bambù che è messo insieme con un processo di incollaggio, prendendo la parte migliore del bambù, e quindi hanno una solidità eccezionale con una leggerezza anche questa più incredibile. Questa installazione, l'ipotesi nostra è che non finisca qui, ma che abbia un seguito, e l'ipotesi è di collocarla presso la cantina Antinori al Bargino in Toscana, davanti a questa grande cantina che abbiamo realizzato e inaugurato un anno fa. Interni Feeding, New Idea for the City. È il compleanno di Interni, quindi gli faccio i miei più sentiti auguri e festeggeremo insieme il 9.